Fabio Fazio non si trattiene e spiffera un dettaglio importante in merito alla prossima stagione. Annuncio bomba. Anche Che Tempo Che Fa ha chiuso i battenti, per la pausa estiva, sul canale 9. A riguardo Fabio Fazio ha condotto una stagione a dir poco straordinaria e difatti i numeri parlano chiaro. Una media del 2,1 milioni di telespettatori nonché 10,5% di share, confermandosi quale miglior programma nella storia di Warner Bros. Discovery, infine, risulta tra le trasmissioni più seguite, a livello social, come dichiara l'account Instagram ufficiale dello show. Benché le male lingue abbiano ipotizzato un drastico calo di ascolti a causa dell'addio alla Rai, tale passaggio si è rivelato propizio. Adesso un po' di meritato riposo, ma il conduttore è trepidante nel voler condividere con il suo amatissimo pubblico una notizia davvero speciale. La contentezza prende il sopravvento, dunque, abbandonando quel rancore in merito al trattamento subito dai dirigenti Rai dopo quasi 40 anni di onorato servizio, sovente manifestato. Adesso non c'è più spazio per la nostalgia né la tristezza, essendo al settimo cielo. L'annuncio che molti aspettavano, di cui Fazio dà l'attesa conferma. Nuovi progetti in arrivo oppure il ritorno del programma TV in autunno? Fabio Fazio, colpo di scena per Che Tempo Che Fa. La notizia fa felici i fan. Come previamente accennato, il padrone di casa, accompagnato dalle sue straordinarie donne, ovvero Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbach, ha raggiunto traguardi incredibili. Nel corso di questa stagione televisiva si sono registrati picchi di ascolto mai visti prima d'ora. Ad esempio l'intervista a Chiara Ferragni, per non parlare degli ospiti illustri o internazionali, dall'esimio Papa Francesco a Naomi Campbell. Dinanzi a tale situazione e i numeri a cui si è fatto accenno, sarebbe un autogol non rinnovare Che Tempo Che Fa per il periodo 2024-2025. A questo proposito Fabio Fazio non resiste più annunciando così sui social. Stiamo già cucinando la prossima stagione di Cancelletto CTCF sul 9, chiedendo, successivamente, uno scambio interattivo con i followers. Che ospiti vi piacerebbe vedere? A tale domanda i fan si sono scatenati, proponendo alternative, tutte altrettanto valide. Difatti, chi vorrebbe rivedere l'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama in studio oppure qualcun altro suggerisce Stephen King, Crozza e la moglie, Sommi e il fuoriclasse Sinner. Non da ultimo si aggiunge, qualche persona non famosa ma di esempio per le azioni compiute. La lista sarebbe ancora lunga, si azzardano ipotesi come alcune scrittrici, ad esempio Dacia Maraini e Silvia Avallone, ma anche Kate Winslet, Ed Sheeran oppure Harry Styles. Infine Corrado Augias, in qualità di ospite fisso, per commentare i fatti di politica e attualità. Tanti gli scenari in gioco, dunque, ma quale prevarrà? Al momento è prematuro dare certezze. Tuttavia il conduttore non ha dubbi. Le vacanze, per lui, sono ancora ben lontane.